Quello che faremo, che stiamo già attuando, è quello di portare una prima squadra di primo intervento per i beni di necessità, per cui roba calda da mangiare, vestiario, e in modo da stabilizzare un po' le condizioni. E successivamente a ruota entrerà una squadra di telefonisti che stenderà il cavo telefonico e da allora potremo comunicare col ferito per avere delle notizie fresche e certe. Come progressione ci vogliono circa un'ora e mezza, due ore dall'ingresso al campo base, per cui anche solamente la progressione richiede un certo tempo. No, quando abbiamo fatto, sai quale? Quelle in pareti che sono appese da una barella. Allora, attualmente saremo circa 25, ma in chiamata ce ne sono altri che stanno arrivando da tutte le zone della Lombardia per dare supporto nel pomeriggio, sera, nel caso in cui ci fosse bisogno di più persone. Il tempo potrebbe peggiorare? Sì, le condizioni meteo diciamo che danno pioggia abbastanza intensa verso le 10, le 11 la sera, per cui dobbiamo cercare di fare un intervento veloce. Per cui sono in una situazione tranquilla, in una zona asciutta.